Gli infortuni nei cantieri edili sono diminuiti del 30%, si potrebbe dire perché la crisi fa lavorare meno, ma anche perché si fa molto per la sicurezza. Formazione professionale continua, imposta anche da normative sempre più ferree. E così nasce il patentino per la movimentazione di piattaforme mobili, gru, ruspe, scavatori, le macchine operatrici dell'edilizia. CNA di Padova, CEFOP e Tecna organizzano in collaborazione con un'impresa privata che mette i propri mezzi a disposizione dell'addestramento dei lavoratori di altre aziende, proprio percorsi di formazione. Anche se questi numeri segnano comunque una positività, sicuramente non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare su questa strada, su questo percorso, per riuscire ad abbassare sempre di più il rischio di mortalità e di incidenti mortali che succedono nei cantieri. Su base annua, i cantieri edili sono al secondo posto come incidenti, i primi sono quelli dell'agricoltura purtroppo, però cantieri edili e impiantistici sono al secondo posto. Questo oggi serve per cercare di migliorare sempre di più ed evitare che continuino ad esserci ancora incidenti. Poi c'è la formazione vera e propria che viene fatta con docenti di alto livello e con attrezzature, diciamo, di tutto punto, eccetera, che è una formazione sia teorica sull'importanza, il valore della sicurezza, eccetera, ma anche pratica e che cerchiamo di legare all'idea, diciamo, che la sicurezza può essere anche un investimento e un modo per portare l'azienda verso un prodotto di qualità più alta, ecco questo. Un percorso formativo composto da una sezione teorica con l'obbligo di risposta al 70% di una serie di quesiti e da una sezione pratica al termine della quale viene rilasciato anche un patentino. Il percorso va dalle 8, 12, 16 ore in funzione del tipo di macchina. Il discente, chi ha partecipato a questo corso, si ritroverà poi in mano un attestato, o meglio, correttamente come dice la normativa, un'abilitazione all'utilizzo di questa macchina, che noi comunemente chiamiamo patentino. Questa abilitazione ha una validità di 5 anni. E entro i 5 anni l'operatore, per mantenere valida questa abilitazione, dovrà poi partecipare a un aggiornamento solo dal punto di vista tecnico, pratico, di solo 4 ore.